Ciao a tutti, benvenuti all'Imparo Cinese, sono Ciao. Oggi andiamo a vedere concretamente come è fatta la lingua cinese, quali sono le sue componenti di base e come le studiamo. Introduciamo questa frase, 我说汉语, che significa io parlo la lingua cinese. Allora, quali sono gli elementi che noi dobbiamo padroneggiare per esprimerci in cinese oralmente o in scrittura? Sono fondamentalmente quattro. La fonetica, la capacità di distinguere e riprodurre i suoni, i caratteri cinesi, cioè sapere come esprimerci con la scrittura, la parola, l'unità più piccola per esprimere un significato e infine la grammatica, l'insieme delle regole con cui noi organizziamo le parole. Per imparare la fonetica dobbiamo utilizzare un sistema inventato appositamente per questo scopo. Questo sistema si chiama Pinyin. Pin significa combinare, in significa suoni. Pinyin quindi sono i suoni combinati. È un sistema composto di lettere latine che rappresentano consonanti e vocali che combinando insieme formano le sillabe. Assomiglia tantissimo, all'italiano. Infatti, a parte pochi consonanti e vocali che si pronunciano e si combinano, con regole diverse, il resto è pressoché identico all'italiano. Gli studenti italiani, quindi, da questo punto di vista, sono molto avvantaggiati. Ma oltre ai consonanti e vocali, le sillabe cinesi hanno un terzo elemento che è anche il più difficile, sono i toni. In cinese ci sono quattro toni, più il tono neutro che è sillaba senza tono. È importantissimo che i toni vengano imparati fin dall'inizio, ebbene, perché le sillabe con toni diversi corrispondono a caratteri diversi e hanno un significato diverso. Senza i toni non riusciremo a distinguere le parole tra di loro. In realtà, casi come questi li troviamo anche in italiano, perché in italiano abbiamo l'accento. Quando diciamo metà e metà, cambia solo l'accento, ma cambia significato. Purtroppo i caratteri cinesi sono da imparare a memoria, ma come dicevo, esistono regole logiche nella costruzione dei caratteri. E non è vero che ogni volta quando vedi un nuovo carattere parti sempre da zero e devi imparare tratto per tratto. Ci sono regole e metodi con cui riesci a memorizzarli in modo più efficiente. Utilizziamo l'esempio che abbiamo fatto all'inizio. 我说汉语，我，io, 说, parlare, 汉语, la lingua cinese. Questa frase ha tre parole, ma statisticamente la maggior parte delle parole cinesi sono composte da due caratteri e ci sono delle logiche chiare nella composizione di queste parole. Hanyu è un esempio che noi abbiamo già fatto nella prima lezione. Han significa l'etnia Han e Yu la lingua. Hanyu, la lingua di Han, la lingua cinese. Possiamo fare anche altri esempi. Shou ji, shou significa la mano, ji la macchina, shou ji il cellulare. Fei ji, fei volare, ji la macchina, feici, cosa sarebbe? La macchina volante, l'aereo. Dien in, dien, elettricità. In, ombra. Dien in, il film. Dien hua, dien, elettricità. Hua, la lingua, la parola. Dien hua, il telefono. Logiche e costruzioni come queste ci aiutano tantissimo nell'interpretazione e nella memorizzazione delle parole. La grammatica cinese ha due caratteristiche, la sinteticità e la linearità. La sinteticità è una caratteristica che riguarda quasi tutti gli elementi grammaticali nella lingua cinese. E prendiamo come esempio i verbi che sono complessi nella grammatica italiana, ma sono abbastanza semplici in cinese. Prima di tutto, i verbi cinesi non si coniugano e non hanno neanche le forme verbali come participio o gerundio. Questo è il motivo per cui quando i cinesi parlano italiano spesso usano solo la forma dell'infinito, proprio perché in cinese ogni verbo ha solo una forma.
Se parliamo dei modi verbali, ok, i modi verbali complicati come congiuntivi o condizionali sono concetti che proprio non esistono in cinese, nel senso che no, se noi dobbiamo esprimere uno stato d'animo, un'ipotesi, un dubbio o una condizione, solitamente andiamo a mettere solo un verbo modale o un avverbio o delle congiunzioni a seconda del contesto. Infine, per quanto riguarda i tempi verbali, ok, in cinese i tempi verbali fondamentalmente sono tre: passato, presente, futuro. Ok, tra parentesi mettiamo anche il presente progressivo, ma finisce là. La linearità, invece è una caratteristica che riguarda soprattutto la costruzione della frase e l'organizzazione del discorso. La costruzione della frase in cinese è lineare, ok? Prendiamo sempre come esempio la nostra frase, 我说汉语, io, ok? 我, io, soggetto, 说, parlo, verbo, 汉语, complemento, oggetto. Ok, questa è una costruzione di base tipica nella grammatica cinese. E se nella frase dobbiamo inserire altri complementi come complementi di tempo, complementi di luogo, complementi di compagnia, eccetera, solitamente comunque questi hanno una loro posizione abbastanza fissa nella frase, quindi sono facili da riconoscere e gestire. Per quanto riguarda l'organizzazione del discorso, allora, anche in cinese il discorso è organizzato in periodi e all'interno del periodo abbiamo la principale, la coordinata e la subordinata. Una tipica costruzione, ok, in italiano sarebbe principale più coordinata più subordinata di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, ok, sono tante subordinate e non vedi mai il punto. In cinese invece strutture di questa complessità non ci sono, ok, quando ci sono tante informazioni che dobbiamo comunicare, noi comunque preferiamo fare più frasi, più periodi separati, ok, e le subordinate le utilizziamo, ma in modo abbastanza limitato. È tutto per oggi, a partire dal prossimo video cominceremo a parlare di Pinyin, il sistema fonetico della lingua cinese. Se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al nostro canale. Pubblichiamo nuove lezioni ogni settimana. Se avete bisogno di un corso più strutturato, potete visitare il nostro sito www.imparocinese.com. Grazie e alla prossima!